I compiti sono troppi o troppo pochi? A cosa servono? Il compito più difficile dei genitori? Insegnare ai figli a sbagliare? I compiti a casa sono visti spesso come fonte di frustrazione e ansia, ma se interpretati come allenamento alla vita sviluppano autonomia e resilienza nei bambini. Gli errori sono cruciali per l'apprendimento e le competenze cognitive ed emotive. Correggere ogni errore ai figli li priva del diritto di sbagliare e imparare. I compiti a casa, considerati palestra di resilienza, insegnano la perseveranza, resistendo alla gratificazione immediata del nostro tempo moderno. Il ruolo dei genitori è supportare senza sostituirsi, creando condizioni per affrontare problemi, con la scuola come alleato per un'educazione condivisa.